riconosceremo per legge il diritto delle donne con mestruazioni dolorose a una disabilità temporanea speciale che sarà pagata dallo Stato fin dai primi giorni. Stiamo avanzando in modo che non sia più normale andare a lavorare con il dolore e porre fine allo stigma, alla vergogna e al silenzio che circonda le mestruazioni. Con queste parole scritte su Twitter, Irene Montero, ministra dell'uguaglianza del governo spagnolo di centrosinistra, ha presentato il disegno di legge che arriva oggi in Consiglio dei Ministri. Come ci spiegherà Alice Scaglioni della redazione online, l'intenzione è quella di introdurre, tra le altre cose, il congedo mestruale per le donne dal lavoro e nuove norme sull'aborto. Una legge che, prima ancora di essere presentata nella sua forma definitiva, ha suscitato molte discussioni e non solo in Spagna. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di martedì 17 maggio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Alice, che cosa sappiamo di questa proposta di legge spagnola? Secondo quanto hanno scritto nei giorni scorsi i quotidiani El Mundo e Del País, l'obiettivo è migliorare la salute della donna in tutti i suoi aspetti e combattere i tabù che riguardano il ciclo mestruale. Per questo, le donne potrebbero ottenere il congedo di alcuni giorni, per non essere obbligate a uscire se devono fronteggiare nausea, coliche, vertigini, dolore intenso e crampi. Inizialmente si parlava di 3 giorni estendibili fino a 5 per chi ha mestruazioni particolarmente invalidanti, ma ora sembra che non sia previsto un limite. Che cos'altro contiene la legge oltre al congedo mestruale? La proposta prevede anche la distribuzione di prodotti necessari per le mestruazioni, gratuitamente alle persone che si trovano in condizioni precarie, per esempio nei centri educativi, nei servizi sociali, nelle carceri. Il congedo retribuito del parto dalla 39esima settimana e i protocolli contro l'aborto forzato, la contraccezione e la sterilizzazione, con una particolare attenzione rivolta alle donne con disabilità. E sempre in tema di aborto, il testo della bozza prevede la possibilità, dai 16 anni d'età, di interrompere la gravidanza senza dover chiedere il permesso ai genitori o a chi ne fa le veci, come era già stato anticipato a febbraio dalla stessa ministra al Congresso. Un cambiamento rispetto alla legge del 2015, più restrittiva, voluta dal centrodestra, è un ritorno a quella approvata nel 2010. In Italia si discute molto della diffusione sempre più ampia dei medici obiettori di coscienza. Che cosa succede in Spagna? Secondo quanto anticipato dai giornali, la nuova legge mira a rendere l'interruzione volontaria di gravidanza accessibile in tutti gli ospedali, evitando di costringere le donne quindi a percorrere centinaia di chilometri solo per trovare un medico non obiettore disposto a farle abortire, come d'altronde il loro diritto, e a eliminare i 3 giorni di riflessione attualmente obbligatori prima dell'aborto. Sono previste anche norme per la tutela della salute sessuale delle donne. I contraccettivi ormonali e la pillola del giorno dopo saranno gratuiti. Nelle bozze circolate nei giorni scorsi compariva anche l'eliminazione dell'IVA sugli assorbenti e sui tamponi. Ma secondo El País questa proposta è stata eliminata. Da ultimo, nel disegno di legge comparirebbero anche delle nuove norme che riguardano la gestazione per altri. Si vorrebbe infatti inserire il divieto di far pubblicità alle aziende che offrono questi servizi e la possibilità per i tribunali spagnoli di perseguire le persone che si recano all'estero per ricorrere a questa pratica. Quali sono state finora le reazioni in Spagna? Innanzitutto va detto che questa proposta di legge non ha avuto una genesi lineare. Fin da subito, infatti, i media spagnoli hanno parlato di divisioni su diversi temi inclusi nel testo. Fino a venerdì scorso non c'era ancora un accordo tra tutte le parti coinvolte nella stesura della legge, quindi salute, giustizia, inclusione, previdenza sociale e migrazione. Quali sono i temi che hanno creato maggiori tensioni nel governo? Sicuramente l'eliminazione dell'IVA sui prodotti igienici per le mestruazioni, che sembra sia appunto stata depennata dal disegno di legge. Ma per alcuni anche il congedo mestruale è un tema delicato. Perché? L'ipotesi di un permesso per rimanere a casa dal lavoro durante le mestruazioni divide l'opinione pubblica. Da una parte c'è chi pensa che riconoscere la possibilità di un congedo di questo tipo possa essere un ostacolo per le donne stesse in tema di occupazione lavorativa, perché magari le aziende possono pensare che sia un ostacolo assumere qualcuno che può, per diritto, rimanere a casa alcuni giorni al mese dal lavoro.
Dall'altra, invece, c'è chi insiste si tratti di una novità positiva, che protegge e sostiene le donne, in un passo in più verso il raggiungimento dell'uguaglianza e l'eliminazione dei tabù che circondano ancora le mestruazioni. Il rischio, soprattutto per chi sostiene la prima tesi, è che questa legge possa incentivare la ghettizzazione delle donne quando si tratta di assumere nuovo personale, per esempio, o di scegliere chi indicare per una promozione lavorativa. D'altro canto, però, i sostenitori del congedo mestruale ritengono che sia necessario riconoscere che le mestruazioni possono provocare un disagio fisico anche molto debilitante, tanto da costringere le persone ad assumere antidolorifici o addirittura a rendere loro difficile alzarsi dal letto. Su quali siano le ragioni cliniche di questo dolore, ho chiesto un parere a Paolo Vercellini, direttore dell'unità di ginecologia della Fondazione Ca' Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Noi sappiamo che l'endometriosi è una patologia causata dalla presenza di mucosa di tipo endometriale al di fuori dall'utero e che si posiziona generalmente nella pelvi. Quando frammenti di mucosa uterina sono al di fuori della cavità, producono molecole infiammatorie, in particolare una classe di molecole che si chiamano prostaglandine, che causano una forte contrazione della muscolatura uterina che porta ad una ischemia praticamente, quindi a una riduzione di apporto di sangue all'utero stesso, e questo comporta un dolore proprio di tipo ischemico, quindi da insufficiente apporto di ossigeno causato appunto dalla forte contrazione del miometrio, che è la muscolatura dell'utero. Orientativamente circa l'80% delle donne con una diagnosi di endometriosi riportano dismenorrea, cioè dolore mestruale. Questo dolore mestruale può essere di vari livelli, non deve essere sempre necessariamente molto grave, però frequentemente non è completamente responsivo ai normali antinfiammatori analgesici. Lei ha parlato di vari livelli di dolore. Ci sono modalità per misurarlo oggettivamente? Tutti coloro che si occupano di endometriosi valutano la gravità della dismenorrea sulla base di questionari o di scale, quindi sono valutazioni basate su quanto riferiscono le donne. Tendenzialmente la scala più semplice e più utilizzata è una scala o visiva di 100 mm o una scala numerica da 0 a 10, e tendenzialmente noi riteniamo un dolore severo, ad esempio su una scala da 0 a 10, un dolore superiore a 7. Ecco. Questo comunque è un qualche cosa che viene indicato dalla donna stessa. Vi sono poi altre scale che sono un pochettino più complesse e che prendono in considerazione gli effetti pratici del dolore sulla vita quotidiana della donna, cioè sulle sue attività abituali, attività lavorative, se risponde o non risponde agli analgesici, però la scala tendenzialmente più usata appunto è quella o numerica o visiva. Come valuta da medico la possibile introduzione di questa legge? È un'ottima cosa che ci sia questa attenzione, questo riconoscimento. Io immagino che questa legge preveda che ci sia una valutazione da parte di medici di centri di riferimento, perché questo credo che sia importante, e poi ci deve essere anche una modalità diagnostica, nel senso che l'endometriosi certamente può essere diagnosticata chirurgicamente, ma fortunatamente l'orientamento internazionale oggi è che sia possibile anche una diagnosi non chirurgica, come è possibile per molte altre malattie croniche. Quindi una diagnosi non chirurgica, però in particolare la diagnosi non chirurgica deve essere validata in un centro di riferimento, quindi è importante che sia per evitare una sottostima che una sovrastima, cioè una diagnosi erratamente negativa o erratamente positiva, la donna venga valutata in un centro di riferimento, che ne sono molti in Italia. Credo che ad esempio una legge di questo tipo sia importante nel momento in cui la donna non può usare farmaci, mettiamo le donne che stanno cercando una gravidanza naturalmente,
e quindi devono ovviamente evitare l'uso di farmaci come sono quelli ormonali utilizzati per trattare l'endometriosi che inibiscono l'ovulazione. Alice, per concludere, in Spagna il congedo mestruale potrebbe presto diventare realtà. E in Italia? Alla Camera è stata depositata nel 2016 una proposta di legge sul tema del congedo mestruale, presentata dalle deputate PD Romina Mura, Daniela Sbrollini, Maria Iacono e Simonetta Rubinato. Come in Spagna, il testo prevedeva il diritto a 3 giorni di congedo dal lavoro al mese. Per ottenerlo, la donna avrebbe dovuto presentare al datore di lavoro una certificazione medica specialistica, rinnovata di anno in anno. Ma da allora la proposta di legge sembra essere stata accantonata. Grazie, Alice Scaglioni. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari con la collaborazione di Francesco Giambertone. Produzione di Carlo Annese, editing audio di Giulia Pacchiarini, montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi.